Siamo quasi in chiusura, oggi come ogni lunedì dobbiamo parlare delle novità nel mondo delle app per smartphone e per tablet e parliamo di quelle dedicate al fitness e appunto tutti i consigli per una costante e corretta attività fisica. Vediamola quali sono le novità sul mercato in questa rubrica in collaborazione con il Politecnico di Milano, dopodiché la linea della regia e poi le notizie di Renews 24. Buongiorno, oggi vi vorrei presentare tre applicazioni che riguardano il fitness e che ci possono aiutare a migliorare o a mantenere la nostra forma fisica. La prima applicazione è GFit, che è un'applicazione che raccoglie moltissimi esercizi di appunto allenamento da poter fare a casa o in palestra, addirittura suddivisi per le diverse parti del corpo che si vogliono allenare e potenziare. Quindi è possibile andare a scegliere i singoli esercizi e vedere il video di come effettuarli correttamente e addirittura anche costruire un proprio percorso personalizzato a seconda delle proprie esigenze. Si possono ovviamente inserire dei programmi di allenamento anche in base agli obiettivi che ci si vuole raggiungere e andare a consultare poi tutti i risultati ottenuti e l'andamento rispetto appunto agli obiettivi prefissati. Un'altra applicazione molto bella che riguarda il mondo del fitness è 7 Minute Workout, un programma, un'applicazione che consiglia, a seconda delle diverse esigenze degli utenti che vogliono allenarsi, dei percorsi di 7 minuti con una media di 10-12 esercizi da effettuare appunto ogni giorno, che permette di allenarsi in casa o all'aperto seguendo appunto una schedulazione programmata di tutti gli esercizi. Nell'applicazione sono presenti i video che permettono di far vedere esattamente come l'esercizio deve essere svolto. Si possono aggiungere anche delle sfide con i propri amici per vedere appunto chi riesce a mantenere meglio la propria forma durante la settimana. L'ultima applicazione che vi voglio mostrare è l'applicazione Endomondo. Endomondo è un'applicazione che permette di monitorare tutte le proprie prestazioni durante le proprie attività sportive. È infatti possibile selezionare qualsiasi sport da una lista molto ampia di attività fisiche, si va dall'aerobica alle arti marziali, alla danza, a tutti anche gli sport di squadra. Selezionando quindi uno di questi sport è possibile mantenere in un'unica schermata la durata con cui si sta facendo quell'allenamento, la distanza percorsa se ovviamente è uno sport di corsa o comunque in cui si percorre un percorso abbastanza lungo, la velocità media, la velocità istantanea in quel momento e anche in questo caso in una sorta di diario digitale tutte le prestazioni vengono immagazzinate, memorizzate e viene riprodotto un grafico con il proprio andamento dell'allenamento. Pubblicità.